qua te ne rompo, siamo sul confine di Sacano e vogliamo dare la notizia che da lunedì, da Ponedelia, sarà obbligatorio il tampone per entrare in Slovenia. Adesso il signore ha fatto il tampone, sì. E questo tampone comporta che dopo un'ora si sa già l'esito, diciamo, sì. E ti viene direttamente sul telefonino, quindi tu dopo un'ora, ma deve stare qua a aspettare un'ora e poi andare via? No, vieni mandato direttamente. No, ma lunedì servizio. Per esempio, io arriverò qui con la macchina, sì, esatto. Mi fermo, sì. Devo fare il tampone, esatto. Devo aspettare, sì. Un'ora. Non è che posso entrare in Slovenia? No, devi aspettare, sì. Vero, Iattacu? È una ora, scocciarsi, dille... Ecco, in pratica sarà così, da lunedì in poi, diciamo, tutti, sì. Quelli che entrano in Slovenia da questo confine dovranno fare il tampone e aspettare un'ora la risposta, quindi andranno a farsi un caffè di nuovo a Gorizia e poi torneranno con la risposta che gli viene fatta sul telefonino. C'è un problema. Però c'è quel signore, sì. Ecco, prima il signore italiano ha detto, sì. Io ho fatto stamattina alle 8:30 il tampone, ma non ho ricevuto nessun SMS sul mio telefonino. Adesso il tecnico qua, il dottore, ha detto che c'è un problema tra la linea slovena e quella italiana. In pratica non sono ancora, devono mettersi d'accordo in poche parole, probabilmente è questione di giorni. Sì. E qualcuno dice è meglio comprare una scheda slovena che costa 2 euro. Sì, costa 2 euro e trovi già una ricarica all'interno di 5 euro, per cui quindi, immediatamente servita e funziona. Ecco, quindi il vantaggio qual è? Che se non si riesce a fare l'accordo Slovenia-Italia con il telefonino, uno fa il tampone ma non saprà mai se è positivo o non è positivo. Il signore mi dice che comprando una tesserina qua da 2 euro, sì. C'hai 5 euro di servizio e in più hai la risposta sicura, perché questa è una struttura slovena, è collegata con la telefonia slovena e la telefonia slovena funziona senza problemi, senza confini. Allora, siamo in Europa. Sì, digli allora in sloveno se vuole dire qualcosa lui. Dottor, pensa. Digli a lui. Sì. Lui. Dice che qui è situazione che c'ha che è un euro pole che vede massaggio, ne? Che pole siamo due Itali che ti ha superato italiano. Zdaj ni PDV nitro, recimo, ne? Yeah. SMS che ti dice che ti sei positivo o ne. Che dopo il test della Tua Ponedelia, ah. Imas collegati a Italia, Slovenia, telefono, o i problemi? Certo, c'è il problema di operatori, ma quindi c'è un problema tra operatori, devono risolverlo, casomai chiederemo, cioè, però bisogna risolvere questo problema. Sì, danas smo šele začeli s tem testiranjem, tako da si je pričakovati neki težav, ma si jih odpravila s protoma. Ti dirò, io giù di Koper so che alcuni hanno già fatto con questo sistema operatore italiano con test in Slovenia e mi hanno detto che sono stati anche loro facilmente. Quindi diciamo che in linea di massima a Capodistria ce l'hanno fatta, qua a Gorizia magari saremo un po' più complicati. Sì, tutto l'altro. Ecco, ci vediamo lunedì qua, cosa vuoi che ti dico? Lunedì, sì. Vedremo le file, vedremo le problematiche. Okay. Chiudiamo, grazie Esivio, grazie mille, alla prossima. Sì. Te l'eropo. Ok. Esivio. Ok. Perfetto, grazie mille. Grazie. Eccolo. Non so se si è spostato. Allora, questo è il gabbiotto, giusto? Esatto, qui hanno messo in containers. C'è una signorina tutta bardata, sì. Come versione Guerre Stellari, sì. E fa il tampone al signore. Boh, viene un po' più in qua, magari forse vedi anche il tampone. Sì. Si riesce a vedere qualcosa? Boh, non lo so. Si mette sui guanti. Adesso, sì. Ve li spiego io se non vedete, dai. Sì. In pratica è un discorso di privacy, sì, però sì, sì. Noi facciamo, privacy, esatto. Facciamo di nascosto. Adesso, sì, adesso sta mettendo i guanti. Adesso sta mettendo, la signora si mette sui guanti, prende il tampone. Lo sbuccia, diciamo, però adesso non si vede l'operazione. In pratica probabilmente lo mette nel naso, come tutti i tamponi che fanno anche in Italia. E un attimo tu c'hai... In un'ora c'hai la risposta, è una cosa super mega galattica. Perfetto. Quindi diciamo anche magari al nostro Max, il conte Max, sì. Che compri anche lui questi tamponi e in maniera così risolviamo tutti i casini di file. Esatto, sì. Ecco, che... quindi svegliamoci, ecco, impariamo dalla Slovenia magari. Esatto. Ecco, già fatto? Sì. Ti hanno messo sul naso. Aspetta, chiama la signora, chiama la... Non so se le puoi chiamare. Comunque non... Scusa un secondo. Senti. Io, guarda, mia moglie che lavora di Slovenia. Dobro, senti che ti faccio un saluto solo. Ciao Silvio e buon lavoro. Ciao Doberdan. Ciao. Ciao. Ok.
Aspetta che chiediamo il signore, ti ha fatto male? No, no, niente. Cioè, pare che si super il naso un pochino. All'interno dopo e basta, giusto? Non ti è toccato il cervello? No, non mi... è già quello stato A me non me lo trovano il cervello, quindi possono girare due giorni. No, no, tutto bene. Comunque, tutto bene. E quindi tra un'ora tu saprai già sì, se sei positivo. Tramite il telefonino. Un messaggio che però deve essere con controrisposta della scheda della tessera sanitaria. Ma la tessera italiana va bene? No, deve essere con la tessera sanitaria slovena, perché abbiamo... Allora scusa, un italiano come fa? Non chi c'ha domicilio può fare richiesta. Ah, apposta. Ecco, adesso l'ambientazione è una nuova. Pratica, io ecco. Te, Robby, che abbiamo solo le morose in Slovenia, sì. Ma abbiamo la residenza, non esatto. Possiamo fare il tampone. No, perché altrimenti dovresti pagarlo, ma ti conviene farlo in Italia, logicamente. Guarda, un manicomio. Questo è nuovo allora. Allora se scusa che ti chiedo. Ecco, sì. Questa è la tessera sanitaria slovena e un goriziano che non ha questa non può fare il tampone qua. Sì, dovrebbe pagarlo. Dovrebbe pagarlo? Esatto, esatto. Allora, sarà il problema della fila. Cioè chi non ha il tampone non può passare. Chi lo fa perché abbia molto niente al domicilio in Italia, certo, lavora in Slovenia, ecco. E viceversa. No, ma volevo dire, io che voglio andare a fare benzina, anche se non si può, arriverò sul confine, non mi faranno passare e non mi faranno nemmeno il tampone. A meno che tu non abbia fatto già il vaccino. Ah, ecco. Ecco. Abbia... Quindi devi se fare tu il hai vaccino. Fatto il vaccino, quindi se hai già una carta che ti dice ok, poi sei a posto. Poi. Ho capito. Ti ringrazio di cuore, Silvio. Grazie mille, ciao. Ciao ragazzi.